Ciao a tutti, rieccomi dopo più o meno quanto, un mese abbondante di assenza, rieccomi qua a giocare a FIFA 15 Ultimate Team. Allora, perché è passato così tempo, anche se un po' l'avevo preannunciato nel video precedente, nell'ultimo video? Perché, cioè, i motivi principali sono due. Uno, come già dissi, mi stava passando, la voglio giocare perché sì. A volte purtroppo ci perdeva il carattere, soprattutto quando magari andava a perdere immediatamente e o per vari lag. E due, perché non, diciamo, non mi riuscivo ad avere una squadra competitiva, ecco. E niente, vi racconto ovviamente cosa è successo. È successo praticamente che io subito, dopo aver fatto l'ultimo video, ho detto: vabbè, dai, anche se ho detto che farò il video dopo un po', cioè che lo pubblicherò, lo caricherò dopo un po', guardiamo di fare qualcosa almeno. Magari, non so, tornare nei prelli, diciamo nelle zone vicine della D2 per poter andare in D1, ecco. Così non è stato, vedete, ho fatto di 2, di 3, di 2, di 3, di 3, di 3, di 3, di 2. Ma ho fatto veramente tante volte su e giù, su e giù, su e giù. Infatti, cosa mi ha permesso di fare questa cosa qua? Nonostante la voglia di che palle, via, sono retrocesso, mi riesce ad andare più su, bla bla bla, ho fatto qualche credito. Infatti, ve lo faccio vedere, sono riuscito, ora lasciando stare tutte queste cose, che vabbè, c'ho da sistemare un attimo, svelate cose prima di poter iniziare, comunque ha permesso di comprare anche Sergio Ramos. E non è che ho venduto Alaba, perché Alaba, dov'è? Eccolo, vedi. Alaba c'è sempre, quindi immaginatevi voi quant'è che ho giocato. Comunque, ora sono in D2 come avete visto prima. E niente, torniamo a fare video come, cioè, torno a fare video come prima. E speriamo, perché no, magari di andare direttamente in D1, ecco. Comunque, nonostante ciò, vado anche dire che ci sono stati i cambiamenti. Non so se avete notato già qualcosa. Sono stati i cambiamenti riguardo a, cioè riguardanti la formazione. Perché? Perché praticamente ora non è, diciamo, completa al massimo, però mi può andare bene anche così. Anziché giocare con il classico modulo a, cos'era, diamante, come volete chiamare, insomma, col 4-4-2, però diciamo quello fatto a rombo a centrocampo, oggi devo giocare così, ovvero con il 4-4-2, però, vabbè, parte difesa che è uguale, con due centrocampisti centrali difensivi e due, diciamo, offensivi, trequartisti, ecco. Perché mi torna meglio, sinceramente, almeno per ora. E in più c'è anche un po' da dire su, cioè, per quanto riguarda non l'intesa, però i giocatori che scendono in campo, ecco. Perché praticamente dividiamo la squadra a metà, proprio centralmente. Allora, a destra sarà sempre una sorta di Serie A, perlomeno la gran parte dei giocatori che giocheranno, diciamo, nella parte destra, sono quelli che riguardano la Serie A. Parte poi KVA, che mi può fare intesa con Pogba e con Co. Per il resto comunque è tutta Serie A. A sinistra invece a voi si alterna con diciamo tutta la giocatori che fanno parte della Bundesliga. E a volte, a seconda sempre dell'intesa, vedi ora Sergio Ramos con Bernai, con Diego Lopez, c'è anche qualche giocatore spagnolo. Per ora l'intesa è a 199, di solito diciamo, i numeri sono questi. E quindi niente, sistema un attimo la formazione, che non sarà questa, cioè metterò qualche giocatore diverso e iniziamo a giocare. Scusate se sto andando un po' per le lunghe, ma volevo cercare di essere il più chiaro possibile cioè, per spiegare la situazione del perché ho caricato questo video qua a un mese di distanza dall'ultimo. Iniziamo a giocare. Eccolo qui, subito il primo avversario, già in casa, sperando che la connessione vada al meglio possibile, mettiamolo così. Misto fra questa sì, di Serie A. E va bene così. Vediamo un po' cosa succederà. Cazzo, 1-0, Venezia. Non inizia nei modi migliori, però vabbè, dai, ci può stare.
2-0, un'altra volta a Venezia. Mamma mia, signore. Vai Tevez! Tevez! Carlitos! La riapre anche lui, meno male, dai. Anche, la riapre lui, perché ho detto anche? Insomma, 2-1, 45esimo del primo tempo. Dai. Boia, porca troia, andi subito io sì. Pogba 3-1. Dai, ma Leno, ma non ti butti nemmeno. 4-1, ma te, boia. Cioè, Leno, ragazzi, oggi, cioè, questa partita qui è veramente inguardabile. Dai, guarda lì. Lewandowski, tira Tevez! Dai, che culo! Vai Mertens, nulla, via, niente. Vero è mai che probabilmente ho perso, però di meno soddisfazione fa un altro gol. Vai, vai, tira, cosa fa De Bruyne? Boh, vabbè, Tevez 4-2. Vabbè, a parte mi ho perso. Non ho capito perché De Bruyne non ha tirato prima. Boh. Finisce così, 4-2. Inizia veramente male. Però, vabbè, oh, ci può stare, no? Peccato. Peccato perché è un buon avversario, però siamo riusciti a concretizzare un po' di più e a creare anche un po' di più. Credo che almeno un pareggio ci potesse arrivare. Poi vabbè, per l'amor di Dio, Leno, anche se è un gioco oggi inguardabile. E niente, andiamo a fare la seconda partita. Comunque con questa sconfitta vi si interrompe la serie di vittorie creatasi in precedenza in D3, ovvero questa V. So nemmeno io come ho fatto a farla, però va bene. Insomma, andiamo a fare la seconda, dai. Seconda partita, questa volta giochiamo in trasferta. E andiamo un po' quale squadra è il nostro avversario. Quando si deciderà, già pronto, insomma, su avanti. Valutatore 71, intesa 100. A me fanno paura questi qui, perché i suoi sono tipo giocatori strabuggati. L'Ucraina in mezzo è Bradley? Ma vedrai. Vedrai sì. Insomma, boh, speriamo bene. La Martins in attacco. Va Carlitos. È buona. Va Carlitos. Eccolo! Carlos Tevez! 1-0, la sblocca lui. Al tredicesimo, sì, dai, del primo tempo. E andiamo, dire. Mamma mia, bravo Leno, stavolta almeno. Tira, no, che cazzo di tiro hai fatto, De Bruyne? Grande Leno, dire. Che paratone stavolta, dire. Traversa ha preso lì. Vai Lewandowski, vai Robertino, tira! Eccolo lì! Robert Lewandowski sul finale del primo tempo, 2-0. E andiamo. Vai Lewandowski. Ancora lui, Robert Lewandowski. 3-0 e andiamo di. Vai Kevin. Vai Kevin. Kevin. De Bruyne ci mette la firma anche lui. 4-0.
mamma mia Lewandowski, cosa stavo per fare? L'ho provato sì, tanto per di tanto ormai credo e spero sia andata, cioè l'ha vinta. Mamma mia Lewandowski, cosa ha rischiato di fare? Finisce così, 4-0, direi una vittoria ampiamente meritata. E per fortuna mia, meno male che la, tra virgolette, paura che avevo all'inizio, ovvero riguardante, cioè la paura che riguardava eventuali giocatori buggati, diciamo non è stata vera alla fine, nel senso, perché almeno per quanto visto di buggatoni non ce n'erano. Poi magari non era bravo lui, o forse c'erano problemi di connessione, quello che vi pare. Comunque, 4-0, prima vittoria stagionale, prima vittoria del video e vittoria, come già detto, secondo me ampiamente meritata. Andiamo a fare la terza partita. Terza partita, giochiamo in casa. Vai, buono così per le maglie. Vediamo un po'. Posizione 82, Montella, allenatore. Ancora la Serie A. Mistone, mi preoccupa Salah, perché Salah a volte l'ho già trovato contro e non è male. Vabbè, vediamo. Buona traversa dal nulla così, non male. Vai Cadlec, vai Cadlec, vai Cadlec, eccolo! Cadlec 1-0, la sblocca lui in maniera piuttosto fortunosa, fra l'altro, ma va bene così. 1-0 Cadlec al 9 minuto del primo tempo. Vai Paul, mamma mia Paul, mamma mia, l'ho vista dentro. Vai, eccolo Mario Götze, su meraviglioso assist nella giocata prima di Higuaín, da lì, fammelo rivedere. Plac, poi ha tirato di punta, di sinistra, tra l'altro, va bene così però. 2-0, Mario Götze. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Vai Paul! No! Perché poi sono andato avanti, lo so nemmeno io. Götze. Vai Götze! Dio bonode! E come l'ha presa? Vai Sergio Ramos! E andiamo di 3-0 al 67esimo. E andiamo di Lac. Mamma mia, cosa ha levato Modric dalla linea di, mamma mia. Attenzione, sono tutti scoperti dietro. Rigore. Vabbè, probabilmente poi andava a fare il gol, probabilmente. Comunque. Eh sì, e guarda, quel pallone l'ho fatto a caso al volo di Higuaín. Comunque sì, rigore direi che netto. Vediamo un po'. Attenzione. Pepita su alla battuta. Perché è tutto su? Eccolo lì, 4-0, Gonzalo Higuaín. Vai Paul, autogol, poveraccio, cioè nel senso molto sfortunato oltretutto. Maicon, autogol, si è ritirato. Posso capire quel nervoso che sale, soprattutto quando la partita va totalmente contro, addirittura autogol. Comunque, andrà tutto a modino, perché se magari poi. Sì, è andato tutto a modino, meno male. So, seconda vittoria consecutiva, direi. Una bella cioè, due belle vittorie, fra l'altro. Una 4-0 e una 5. Anche se, vabbè, devo 4, vai, perché comunque ha fatto autogol. Però, va bene così. Dai, 6 punti, andiamo a fare la quarta. Quarta partita, ancora una volta in casa, vediamo chi sarà il prossimo avversario. Formazione, valutazione 83, allenatore inglese, probabilmente sì, infatti ha un misto di Premier. Una buona squadra, Rooney addirittura centrocampista centrale, anche se sarebbe trequartista, lo fa giù a centrale, l'intesa comunque è 100. Insomma, vediamo un po'.
Vai Cadlec. Vai Cadlec. Dio buono, ci ha messo il piede all'ultimo. Punizione. Fatto. Boh. Rosso diretto addirittura. Ma in 10 dopo 15 minuti no. È meglio per me chiaramente, però mi sembra un po' eccessivo. Oddio, ha preso la gamba piena e potrebbe anche essere l'ultimo uomo, cioè da considerarsi l'ultimo uomo, però boh, andiamo un po'. Vai Mertens. Mertens! Mertens! Così, come un rigore per lui a volte. Ce l'ha queste buone punizioni Mertens, eh? Quelle caratteristiche che lo dico. Bella roba Cadlec. Ancora fallo. No, un altro rosso, ci vuole rede. Dai, è esagerato così, eh? Cioè, anche se è tutto a favore mio, però è esagerato. Tra l'altro, non so, sì, è preso un po' la maglia. Pensavo fosse spalla a spalla. Non ci devo fare, però. Vabbè. Ci vuole riprovare con Mertens. Non un po'. È lontano, in fronte al primo, però. Palo! Mamma mia! E ho preso gol anche 11-9 Sanchez, e vabbè, però un gioco male lui, eh. No, Cadlec, boh, ho visto muoversi la rete e pensavo fosse gol. Invece angolo, eh. Un po'. Perché se Gramsci è qui. Higuain però va bene. Vabbè, ho fatto un scusa che non ha senso, ma va bene uguale. Nonostante sia Gramos fosse quello che ha fatto il cross, Higuain l'ha insaccata di testa dentro. 2-1, va bene così. Gonzalo Higuain 3-1, un'altra volta sul finale del primo tempo. E vabbè, d'altronde il 9 comunque c'è qualche buca, soprattutto se l'ha presa in difesa e non ha fatto cambi. Soffri lì. Boia! Chiamata la punizione di Maria, 3-2. Maria apre. Tira Gonzalo, eccolo! 4-2. Ancora Gonzalo Higuain. Aio di Maria. Boia. Diego Costa, ragazzi, ho preso 3 gol giocando 11-9. Molto bene. Palo di Cadlec, eccolo lì. Gonzalo Higuain. Fuori gioco. Gonzalo Higuain, ancora una volta. 5-3. E speriamo di chiudere la prossima partita, perché questo lì è un gioco male. Vai qua, e tira però, mamma mia come sono lenti. Dio buono, dai. Finisce così. Una partita non ha senso unico, perché sarebbe già a dire così. Però diciamo che nonostante mi abbia fatto soffrire parecchio, perché comunque, nonostante giocasse 9, lui si è reso piuttosto pericoloso. Va detto che il pallone del gioco comunque ce l'ho sempre avuto io più o meno. Però, come ho già detto prima, partita condizionata clamorosamente dopo poco, sia dall'inizio, dopo 15 minuti con l'espulsione di Nua, e subito dopo con le altre espulsioni di difensore che non mi ricordo chi era, pare Mangala appunto, che sto rivedendo la replay, insomma. E quindi niente, diciamo che una vittoria meritata però condizionata. Comunque complimenti a lui che non si è ritirato e se l'è giocata fino alla fine.
Comunque, 9 punti con 6 partite rimaste. Andiamo a fare l'ultima partita di questo video, la quinta. Quinta ed ultima partita di questo video. Gioca fuori casa, in trasferta. E guardiamo un po' com'è la formazione. Valutazione 82. Allenatore della Bundesliga. E difatti c'ha la Bundesliga mista. Chi è quell'allenatore lì che non mi viene in mente il nome? Vabbè, boh. Comunque, una discreta squadra. L'attacco va a 2000, centrocampo c'hanno soprattutto dei bei piedi e la difesa non è male, molto bene. Il portiere non ce l'ho fatta a vederlo. Comunque dai, vediamo un po' come va. Dai, però che culo, eh. Dai, però che culo. Ha tirato la stoppata praticamente qua. Andiamo a replay se ce lo fanno vedere. Dai, qui di testa, questa era una cosa, era una cosa di testa, era rimasta lì. Insomma, 1-0 dopo 3 minuti nemmeno. Royce. Vai Carlitos, vai che roba buona. Vai Carlitos. Carlos Tevez. Dopo pochi minuti riequilibra tutto. Mamma mia. Mamma mia. Royce, pericolosissimo. Tira Lewandowski. Dai cazzo, che merda, che sfortuna. Sul tiro mi sono messo lui. Vale. No, probabilmente forse era lui. Porca troia. Ma cosa è successo? Go! Dì. Ah vabbè. 2-1. No, è un attimino rimasto in tilt perché tipo la telecamera se l'ha spostata in maniera strana, ha detto ma è gol, è successo qualcosa. Comunque no, è gol, 2-1, Alaba. Vai Roberto! No Roberto! Dai! Peccato di. Tira Gozzi, dai, che cazzo, non entra più nulla, te. No, Boateng! No, Gundogan, mamma mia. No! Finisce così 2-1, ma è un secondo tempo veramente noioso. Questo non cominciava a fare, non Melina, però passaggi su passaggi, sempre a centro ampo e niente, è stato furbo, però così non sa di nulla. Però alla fine ha vinto, quindi tanto di guadagnato per lui e invece io ho perso. E niente, si interrompe così quella mini striscia di vittorie che si era creata prima e niente. Quindi inizia male e finisce male il video, però nel mezzo più che bene, più che sufficienza. Ma 9 punti, 5 partite rimaste, la promozione che è l'obiettivo minimo, la salvezza. L'obiettivo principale è la promozione e l'obiettivo super è il titolo. Però dai, intanto pensiamo alla salvezza, manca 3 punti. E niente, quindi dai, parliamo della salvezza. Poi dopo si parla della promozione, dell'eventuale, dell'eventuale promozione. Comunque niente, quindi il video finisce così. Ci rivediamo appunto nel prossimo video, dove spereremo di arrivare almeno, appunto ho già detto, l'obiettivo minimo, ovvero la salvezza. E niente, dai, vi ricordo come sempre di mettere mi piace, di condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale, che è la cosa quella un po' più importante. Sì, dai. Vabbè, detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!